non parlavamo mai visto. Mai visto prima. Oggi per noi era un po', diciamo, la partita della riscossa un attimino, perché dopo tre partite che potevamo anche pensare di portare a casa, in qualche momento comunque abbiamo giocato a livello degli altri. Oggi l'imperativo per noi era vincere. Non so se c'è un po' di pressione, un po' di ansia, può averci giocato un brutto scherzo, sicuro, però è stata sta sconfitta. È stato un po' un pugno in faccia per noi, però allo stesso tempo qui bisogna reagire subito, non è che bisogna, siamo questi, c'è da lavorare in palestra, c'è da stare uniti e cercare di uscire da questo così inizio di campionato, insomma, sicuramente negativo, tutti insieme, con onestà. Dove cominciano i meriti di Castano, questo breve, e dove cominciano i vostri demeriti? Perché poi loro hanno fatto una partita pulita, nel senso, noi siamo andati un po' in confusione, faccio fatica veramente adesso a fare un'analisi della partita dal punto di vista tecnico, perché insomma, non era sicuramente la partita che mi aspettavo di vedere oggi da me, dai miei compagni. Quindi, ecco, da capitano, no? Cosa direi per i compagni di squadra, soprattutto i più giovani, quando mi rivedete per l'allenamento? Io non è che sono uno che parla tanto in uno spogliatoio. C'è da fare, basta. Più che parlare, c'è da fare. Andare in palestra, seguire le indicazioni del coach, stare in quello che è il nostro progetto di crescita come squadra. Abbiamo avuto sicuramente delle difficoltà in precampionato perché non siamo mai stati tutti insieme, però a me non piace neanche trovare alibi, perché di fronte a una partita come oggi, insomma, c'è poco da dire. Quindi c'è soltanto da fare. Io da capitano posso soltanto venire in palestra mezz'ora prima degli altri e allenarmi alla mia età forte, come cerco di fare, e di essere una spalla del coach nello spogliatoio e in campo. Dispiace, sicuramente dispiace a tutti noi, c'erano i ragazzi con una faccia nello spogliatoio che diceva tutto, ci meritiamo i fischi, chiedo scusa. Chiedo scusa ai tifosi se non mi sono fermato a fare il saluto, ma veramente non ci ho pensato, non è stata una cosa fatta in malafede, assolutamente chiedo scusa per prima ai miei compagni che sono presi i fischi e ai tifosi che non mi hanno visto lì. Ci ho pensato dopo. C'è da ripartire tutti insieme, c'è da ripartire subito.